Questo Vangelo che abbiamo adesso ascoltato si trova nel terzo capitolo di Marco e all'inizio di questo capitolo hanno già deciso che Cristo deve morire. Deve morire perché non corrisponde ai criteri, alle categorie religiose della loro tradizione. Soprattutto ha fatto dei grandi errori per quanto riguarda il rispetto del sabato, che per loro era il grande comandamento, come sappiamo. Ma quello che colpisce è che lui, cominciando la sua missione, cominciando con l'esorcismo nella sinagoga, dunque certamente c'è una reazione da attendersi, no? Una reazione dei spiriti impuri, dello spirito del male, perché lui comincia la sua azione veramente contro questo spirito, liberando l'uomo dallo spirito immondo. È proprio quello che poi alla fine anche lui consegnerà come la missione ai suoi discepoli, cioè di liberare l'uomo dall'oppressione del male, e che questa oppressione del male può essere vissuta anche attraverso le cose religiose, le strutture, le leggi, i precetti. Tutto quanto può diventare un peso, qualcosa che opprime l'uomo invece di liberarlo, di alzare il livello della sua vita affinché veramente corrisponda a un modo di Dio di vivere. Allora, nel brano d'oggi troviamo addirittura che quelli che hanno voluto bene a Cristo, che l'hanno amato, cioè i suoi, la sua madre e i suoi, pensavano che è fuori di sé. Allora è chiaro che i scribi e i farisei pensavano che lui è posseduto, e questo possiamo pure capirlo secondo il loro modo di ragionare, ma che i suoi cari pensavano che è fuori di sé. È questo che ci colpisce. E allora immediatamente questo brano ci può richiamare un altro episodio dei Vangeli, che è il colloquio tra Cristo e Nicodemo, descritto nel terzo capitolo di Giovanni invece, perché lì in quel passo si vede una difficoltà anche di un modo religioso di pensare che però è prigioniero di un livello di ordine della natura, come direbbe Berdiaev, e non riesce a entrare in un pensiero secondo lo spirito, ma si è legati a una mentalità che nasce, scaturisce ed è legata alla natura, al livello della natura. È così che in quel passo Cristo pronuncia una parola che oggi ci può illuminare: quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Qui non si tratta di una contrapposizione tra carne e spirito, nel senso carne qualcosa che si tocca e spirito qualcosa di etereo che sta in qualche mondo ideale, eccetera. No, no, spirito nel senso biblico è praticamente il sinonimo della vita, cioè della vita di Dio, della vita secondo Dio. E Dio ha una vita della comunione delle persone. Allora, un modo di pensare secondo la comunione, dove l'altro diventa l'epicentro della relazione. Questo è il modo libero, perché lo spirito è lo spirito della comunione, della vita come comunione, dunque come amore, e amore è l'unico ambito in cui si colloca e si trova la libertà. Il grande pensatore della libertà, Berdiaev, lo spiega in tutti i modi, che non esiste la libertà per se stessa, ma come una costante, costitutiva elemento dell'amore. L'amore esiste perché è libero.
se no è una passione o un comandamento. Invece l'amore è una libera adesione. E allora l'amore è la libertà, mentre il pensiero della natura non riesce mai a diventare libero, è sempre prigioniero di una mentalità delle cause, delle conseguenze, e non si riesce a cogliere la persona. La persona si coglie solo con uno sguardo, con un pensiero, con una intuizione spirituale. Perciò Paolo nella lettera ai Corinzi precisa molto bene che non si può le cose di Dio spiegare con un linguaggio suggerito del mondo, ma insegnato dallo Spirito. Perché? Perché è necessario avere una mentalità che è capace di includere la libertà, cioè un modo libero, non di necessità, ma di libertà. Ora, è interessante che stesso Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, dice che anche se abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, cioè secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Cioè, anzi, lui dice, noi non conosciamo più nessuno secondo la carne. Noi non guardiamo l'altro solo sotto questo aspetto di questa prima creazione, ma lo guardiamo come una creatura nuova, perché se uno è in Cristo è una creatura nuova. E in che cosa consiste questa creatura nuova? Che ha ricevuto in Cristo questo dono dello Spirito Santo che fa sì che io posso vivere la mia umanità in un modo nuovo. Un modo dove io non sono schiavo e soggetto di ciò che sono le leggi della mia natura, ma posso essere libero. Ho detto già tantissime volte, il cristiano è colui che davanti a una scodella piena di riso muore di fame. Il cristiano è in grado di esprimersi nella sua natura, ma non di diventare un'espressione della propria natura. Noi viviamo la nostra umanità come luogo di incontro, di amore, di dono e per questo di festa. Al momento più drammatico di questo brano, Cristo mette in discussione una cosa che per la tradizione ebraica era più che sacrosanta, cioè il legame di sangue. Per la tradizione ebraica l'unità è stata garantita della purezza del sangue. Stesso sangue, stessa comunione, stessa unità. E quando gli dicono la tua madre, i tuoi fratelli, tue sorelle, lui dice, ah sì? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? E fa vedere quelli che lo ascoltavano. E si richiama alla volontà del Padre. I miei parenti sono quelli che vivono secondo la volontà del Padre, cioè che sono figli. Quelli che stanno con Lui, anzi, quelli che poi vivranno in Lui. Quelli che faranno parte di Cristo come figlio, perché altrimenti non si può nutrire della volontà del Padre, perché è l'amore tra il padre e il figlio. Chi conosce Dio come amore lo conosce perché sperimenta la paternità e dunque percepisce se stesso come figlio. Ed è uno solo che ha vissuto l'umanità veramente da figlio di Dio, che è Cristo. Dunque, chi partecipa alla sua vita, chi partecipa alla sua figliolanza, chi diventa figlio nel figlio, questo è un principio della nuova unità. Questo Spirito Santo che versa nei nostri cuori l'amore di Dio Padre, in modo tale che si crea una unità nuova. Ecco, questo è la grande novità e anche una grande discontinuità che in questo brano appare. Ora, siccome ho menzionato la libertà,
Qui bisogna di nuovo richiamarci il nostro caro amico Berdiaev, perché veramente è così. La famiglia, Berdiaev dice, è dell'ordine della natura, perché si trova in tutte le specie. I pesci, gli uccelli, tutti hanno famiglia. Ma la Chiesa è dell'ordine dello Spirito, ed è chiaro perché ci fa partecipare della vita di Dio. Il matrimonio, dice Berdiaev, il sacramento del matrimonio è dell'ordine dello Spirito Santo, è dell'ordine dello Spirito, perché è un sacramento che ci fa vivere secondo Dio. E perciò nel matrimonio qual è la domanda fondamentale? Se queste due persone possono trovare dei testimoni che ci possono testimoniare che veramente si amano liberamente, che è un'espressione dell'amore secondo Dio, non per la necessità, non perché uno ha bisogno dell'altro, ma per amore. E allora, come dice Berdiaev, questa realtà non è esplorata sufficientemente, perché è stata troppo velocemente ricoperta dalla famiglia. E la famiglia è un legame di sangue. E per noi oggi viviamo un epilogo, perché se il matrimonio non è il fondamento di tutto, che è un sacramento, uno spazio di amore libero, del dono libero, della Pasqua vissuta con tutta la propria esistenza, e allora la famiglia diventerà un dramma, dei legami non sani, possessivi, di necessità, di tante dipendenze. Quante patologie la gente soffre per i legami sbagliati sin dall'infanzia. Perché? Perché abbiamo messo troppa enfasi sulla famiglia invece di curare il sacramento del matrimonio. E oggi tutte le cose ci vengono contro. C'è una reazione tremenda nel mondo contro tutte queste cose, perché erano vissute non più secondo l'ordine dello Spirito e non con un linguaggio, con una mentalità, con una cultura insegnata dallo Spirito, ma pian piano del mondo. Berdiaev stesso dice: noi siamo tornati a capire la famiglia secondo la natura. E allora tu trovi le persone che portano le ferite fino a 60 anni, genitori già defunti, e la gente ancora porta le ferite dentro e guarda tutta la storia attraverso queste ferite. Quanto è importante questo, che per noi cristiani la famiglia esiste, come no, ma fa parte dell'umanità redenta. Dunque la famiglia è la comunione, cioè la Chiesa. Il matrimonio cristiano apre e si apre, e se mi è permesso dire, tra virgolette, produce la Chiesa. Ecco perché confluisce dalla Chiesa e confluisce alla Chiesa. E dunque l'amicizia in Cristo, la sorellanza, la fratellanza, che ha un peso maggiore in Cristo che quello di sangue. Cabasilas dice apertamente: ciò che è di Cristo in noi ci è molto più intimo che ciò che è di genitori è passato in noi, incluso il loro sangue. Allora, veramente sono grandi argomenti su quale la Chiesa oggi è chiamata di aprire con coraggio la sua riflessione per riscoprire la visione spirituale, la visione della vita.